società giunge al termine questa bella procedura, la come dire, senso della cosa a cui siete andati incontro, cioè avete fatto questa selezione, questa prima selezione, qual è? Quella di arrivare, se arriverete, chi arriverà, i 15 che arriveranno, ad fare questo viaggio a Bruxelles, dove sarete ospiti, no, del Parlamento, quindi anche del primo ministro, da quanto ho capito, comunque vi riceverà, vi darà delle indicazioni. Per che cosa? Per avere un contatto quasi fisico, diciamo, no, con quella che è l'istituzione massima della Unione Europea. Voi sapete, in questi giorni, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni anche, si è sempre parlato di questa capitale europea, perché lì c'è il Parlamento europeo, dove le decisioni non sono sovranazionali, ma ormai entrano nel vivo di ogni Stato, no? Ciò che si dice a Bruxelles poi deve essere applicato in ogni capitale, in ogni Stato italiano, ormai è così, comandate voi che state là. No, che sta là. Voi, nel senso, questo è grave, stai là. Non comandiamo. E quindi, voglio dire, prenderete proprio, avrete la visione di ciò che palazzo nella sua fisicità, ma ciò che viene fatto veramente bisogna popolare. Dove? Grazie, prima di tutto volevo ringraziarla e iniziare. Ringraziamo, ma la conoscete, non l'ho fatto perché. No, la ringrazio già, è molto importante, cioè, il progetto è molto ambizioso, interessante, volevo ringraziarla e ringraziarla. Grazie a lei, la professoressa Lucia Saracino, ma voi la conoscete, così come le collaboratrici, professoressa. Però voglio dire, ragazzi, loro veramente li hanno aiutato, li supporteranno, poi saranno loro che li accompagneranno nel viaggio. Insieme al preside, se è possibile. No, sarò molto breve, io volevo avere questo incontro perché domani mattina non volevo avere un incontro la prima volta così durante una prova orale tipo del tipo esame, dunque volevo avere questo incontro con voi. Sono appena arrivato a mezzogiorno da Bruxelles, mi chiamo Roberto De Primis, lavoro al Parlamento belga, sono consigliere in affari europei, dunque faccio delle note per i parlamentari per preparare i consigli europei, ma vale anche per il primo ministro, perché ora abbiamo infine in Belgio un primo ministro che ha delle origini italo-belghe e abruzzese. Ho fatto scienze politiche all'università a 100 km da Bruxelles, perché vivo ora a Bruxelles, però sono nato e cresciuto a Liegi, che sarebbe una città di 200.000 abitanti a più o meno 100 km da Bruxelles. Ho fatto scienze politiche e poi ho avuto la grande chance di fare l'Erasmus. Non so se avete visto sulla pagina Facebook, l'ho messo. Per questo che vi facevo anche la domanda cosa farete da grandi, perché è molto importante prendere le opportunità dove ci sono e non troppo pensare che siete nel sud Italia, che tutto è impossibile. Tutto è possibile, secondo me. Dunque, veramente vi volevo dire questo, l'ho messo come informazione sulla pagina, ma soprattutto se quando sarete all'università vi serviranno informazioni anche tra 2 anni, sarò a disposizione, perché qualunque cosa succedesse dopo la prova orale, io vi lascerò il mio mail privato, avete la mia pagina, avete il mio indirizzo Facebook, mi potete trovare. Dunque rimarremo in contatto se avete bisogno di informazione, sarò come una porta aperta per voi a Bruxelles. E domani sarà molto breve, inizieremo alle 9, vuol dire 32, 5 minuti ciascuno. Dunque sarà abbastanza breve. Io riparto da ora in poi, mi leggo le vostre prove scritte, vedo un po' quello che avete scritto, se c'è una cosa un po' particolare, non so se avete parlato, c'era una domanda sull'immigrazione e visto che sono un figlio di immigrato, se a un certo punto avete scritto qualcosa di particolare, vi farò una domanda, ma la domanda non sarà tecnica, sarà piuttosto una domanda molto umana. Dunque domani non dovete essere stressati, anche se tutti vi hanno detto che è un esame, non è un esame, ma è uno scambio, è un incontro che avete con me e vi voglio voi stessi, io in italiano, voi stessi domani mattina, veramente tranquilli con me, ci sarà il prete e ci sarà anche il professore Attilio Pisanotti. Quelli che saranno scelti domani mattina, cioè vi sceglierò domani pomeriggio con la giuria. Quei 15 lunedì avrò un incontro con loro per cominciare a preparare il nostro incontro vero, quello là a Bruxelles.
sarà un momento in cui andremo al Parlamento Europeo, alla Commissione, e farò anche in modo di poter andare alla rappresentanza della Puglia, perché ogni regione italiana ha un ufficio presso l'Unione Europea. Dunque andremo lì, sarà anche modo di poter, io farò di tutto per poter incontrare con voi il primo ministro belga. La cosa è molto difficile perché il Belgio ha aspettato più di 500 giorni prima di avere un governo. Ora c'è un sacco di impegni, è un sacco di consigli europei con la crisi dell'euro, quello che sentite in televisione. Dunque proverò, farò di tutto. Se non è possibile, avremo modo di incontrare un ministro o anche senatori che hanno delle radici italiane e che possono scambiare con voi. Sarà anche un'esperienza per voi, perché qualunque cosa succedesse domani mattina e anche lunedì, sarà un'esperienza. La dovete veramente prendere come un'esperienza, non come un esame, perché farete un sacco di esperienze nella vostra vita. Ora che siamo tra di noi, che ci sono i vecchi, io veramente quello che è successo a me recentemente, c'avevo l'opportunità di avere un nuovo lavoro. Avevo l'opportunità di lavorare per il primo ministro e poi ho fatto di tutto e non l'ho avuto quel lavoro. E tutti mi hanno detto veramente lo devi prendere come un'esperienza. Ho avuto paura di rimanere male, distrutto, cioè per un paio di tempo. Poi l'ho dimenticato in due ore perché mi sono reso conto che avete fatto l'esperienza. Dunque sarà anche per voi domani e il viaggio a Bruxelles una bella esperienza. La dovete considerare come così. E se non siete tra i 15, chiaramente ci avete ancora altre opportunità nella vita, cioè Erasmus, di andare di viaggiare. Ho partecipato in parte ai negoziati, perché ho anch'io, lavorando insieme al Parlamento belga, ho anche un colore politico, questo è molto chiaro, diciamo politica e Parlamento è abbastanza normale. E spieghiamo prima come le cose sono andate per avere questo governo, perché abbiamo impiegato 530, ora non mi ricordo più, le cose pessime della vita credo che le dimentichiamo certe volte in modo rapido, però più di 500 giorni, e questa persona di Lupo credo che sia stato capace di avere, tranne la sua intelligenza, è stato capace di trovare un accordo con la disciplina e la pazienza. Dico la pazienza anche perché dopo 200 giorni, dopo 300 giorni di negoziati, le parti arrivavano con degli emendamenti, poi dopo aver lavorato due settimane su un testo sulla sanità o che ne so su, come si dice, environment, l'ambiente. Sull'ambiente, grazie, sull'ambiente, loro tornavano attorno al tavolo dei negoziati, cambiamo qualcosa, ed eravamo veramente stanchi. E con la sua pazienza, con la sua disciplina e col suo rispetto, anche un grande rispetto nei confronti delle altre persone che ci sono attorno al tavolo, vale per voi, vale per lui, vale per tutti nella vita, credo, il rispetto, però sono quelle qualità che gli hanno permesso ora di essere il primo ministro: la disciplina, il rispetto e cosa ho detto ancora? La pazienza. E credo sia tutto veramente, ma vi è servito e vi servirà anche molto nella vostra vita. Credo che sia cose da parole chiave da ricordarvi nella vostra vita e nelle vostre scelte future, quando farete le scelte per l'università, come mi avete già spiegato prima, cosa farete da grande. Ecco. Grazie.